This was a busy Halloween. Now we get to relax. Just for a little bit, because I got some horror movies to watch to wind myself down, chat. It's been a day. You kept me company. We got a lot of work done, you know? I'm going to put you on the byline, chat. Review copy provided by PlayStation. Written by Michael Huber and Easy Allies Twitch chat. Yep. What's up? All right. What are we playing? So I didn't realize Martha is Dead was censored on PlayStation, and that's the version I bought accidentally. So fuck. I looked it up. I was like, dude, really? I looked it up and it's fine. It's whatever. It's whatever, the censored part. They just make one part a cutscene rather than playable. It's like not even a big deal. It doesn't even matter. I was so curious about it though. Maybe we could do it. We could settle right in, man. It's still Halloween. Let's do it, chat. I'm curious about this video game. I hope you are too. Give me some audio checks all around. I don't even know why that shit's muted. Let me see here. How about now? Did it work? Yeah, it like disconnected my stuff. Okay, so audio checks before we get into the game. The top five like horror games to watch. Game is loud. Okay, cranking it down. Voice is low. I raised my voice and lowered the game. I did both. Let me know now. This is gonna be a spooky game. Gabby, absolutely. This is gonna be intense. How about now? But maybe not. It might not be. It might be just psychological. So I've heard, again, I've only played a few. We're gonna get muted for this shit, blood. That's it. That's Once lyrics come in, we're getting muted. Top 5 horror games to watch in 2022, even though it's already over. Martha is Dead. Phobia. Madison. Nightmare of Decay. And The Mortuary Assistant. It's right there. Those are the ones. Alright, keeping it muted for a second as we enter the settings. Checking the settings. Oh, a creator's intent! Let's go! I didn't set that. That is Italian out of the gate. That's what that is. Yo, the developers of this made, The light, as I'm looking it up, waiting for chat to bail me out. It's gonna be hard to find. It's Town of Light. Thanks, Crazed. Yeah, Town of Light. Saw a little game. I'm
I'm just so curious. Alright, we're going in. Hopefully we don't get DMCA muted or whatever the heck. Here we go. Chat, viewer discretion is highly advised before we get in, okay? Again, this game was censored. I looked up the censor and it's like kind of a mild one, whatever. Didn't realize, you know, I pulled the trigger, I bought it without realizing it. This is going to be a heavy, heavy, heavy game. Okay? It's Halloween night. I just did a lot of work for a while. We've talked casually for hours. It's time to jump into the abyss. I hope you like the title of the stream. I made myself laugh. All right, shall we? Again, viewer discretion is advised. Chat, I don't even know what we're really getting into. So you can't blame me. I'm giving you all the warning I can. That potentially this game might be very intense. But it also might be bad and chill and whatever. The story of Martha is Dead and its featured characters are a work of fiction. The game contains potentially uncomfortable scenes and covers topics that may distress some players. An option to censor these scenes is provided after this message. The game is for an adult audience only. Put the kids to bed. Carrying the appropriate age rating. As an adult only narrative drama, the game uses artistic interpretations that can be visually unsettling and may cause discomfort. It explores the complexities of the human mind. Psychological trauma and self-harm in a sensitive manner. Okay, the game is not recommended for players who may find depictions of mature scenes containing blood, dismemberment, disfigurement of human bodies, miscarriage, and self-harm upsetting. Holy fuck. This is quite a warning. This is the... Chat, how it started? This game contains scenes of explicit violence and gore. To how it's going. Holy shit. This game contains more than scenes of explicit violence and gore, chat. Wow. Alright. Damn. Yo, the Town of Light dealt with psychological trauma, I think, pretty well, dude. For, like, such a small little game. I kind of liked it. So, we'll see what a little more budget and a little higher effort does. Wow. Jesus. Would you like to play the censored version? No. So, by clicking no, we are not getting censored, right? Give us all of it. Game contains... Some players... Would you like to play the censored version? No. I'm going to play the normal version. Okay. We're doing the disturbed cut. Yeah, I looked it up. There, if we get there, you know, we're only going to play an hour or so, but I'll let you know. Full audio checks the whole way through, chat. Let me know. Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che
Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la Dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo? Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la Dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. E io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata. Visto che la Dama non mi farà del male perché le voglio bene. E visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Good intro. Good. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. I'm enthralled. Your dialogue choices. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Yo, white lady hype, dude, I'm on her side. Quando si alza la nebbia, la Dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. Wailing. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Enthralled. La Dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti, la Dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio.
like that loading screen. It's cool. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Oh god. Call some performance chat. Compromised. Looks really good though. Good hands. Arrotolare il rullino. Aprire la macchina. Togliere il rullino vecchio. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. We're about to snap. Caricare. Something spooky. You know it's going down. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Ma è una persona. Devo aiutarla. Passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. Creepshow strings. Chad, I don't think you move in this game. I wonder. We're gonna find out, dude. We're on a track. It's kind of cool from a storytelling perspective, I guess. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Uh-oh. Era mia sorella. No, mia sorella gemella. Fuck you. Ed era morta. Fuck! Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Devo stare calma. Christ. Marta non è morta. Non è possibile. Non è vero.
Non c'è motivo di preoccuparsi. Marta, 26 febbraio 1923. Yeah, 1944. End of the war. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. DualSense is going off, Chad. Mi sentivo protetta. Like slow breathing, fast breathing. Stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre. What? So it's twin sisters, and Martha died, and now we're pretending to be Martha? The frick? Pregare è inutile. Serve solo per mettersi a posto la coscienza, cercando di calmare il dolore. Ma io non voglio che il dolore si calmi. Cosa mi resterebbe? Ti ricordi di accendere le candele? Oh, we are moving around now. La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare per tutti. Dude, I'm invested, Chad. This is good. This is good. This is very good. Fucking into this. Yo, buddy, I didn't even see you here. Check the settings. We got some like walk bobble going on, you see? It's kind of intense. What do we got? What do we got in the settings? Subtitles are good. Yo, the adaptive triggers? I don't get them off right now. I'm not feeling them right now. Head bob amount. Yo, let's try 100 just to see what it looks like. I just want to see it. Some intense head bob, dude. Get that head bob. Man, it was at 25 and it was still too much. I'm gonna shut it off. Oh. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a Nanny caccia. Hype. Li deve aver lasciati qui la Nanny, tempo. Dude. Nanny's gonna save us. Lobo è del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che era a casa. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Lighter, nice. This game's got vibes. Read the music. Okay, we got what is that? A D D D D D D D D F. Yeah, D D's F's. I think that's an A. It's really small, Chad. Jesus. I'm pretty sure though. D, F to like
DFA? Is that on? I can't see if it's on the line or below it. I can't see. I can't see. Non c'è motivo di telefonare ora. Un dipinto antico. Audio check. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Sounds and looks good, great. Coming in right at the end of the Halloween night chat. It was eating me up inside not streaming a horror game for y'all. We got there just in time. Yeah, like, I mean, we had our group stream, obviously. But I mean, just me and you. You and I. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare ferma un solo istante. I bastoni del babbo sono bellissimi, ma non so dire perché. Mi hanno sempre fatto paura. Oh! Hook us up, dude. Hook us up right here. That's all we need for the rest of the game. That's it. If we could just pick this up. Quando la mamma chiede una cosa, non si scappa. We would be set till credits. Wouldn't need anything else. Ora non ne ho bisogno. Right now? Oh, dude, we're gonna take the bike somewhere later on. Luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi è vicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia. 17 luglio 1944. Nel cordoglio che ci unisce, siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Monsignor Attilio D. 17 luglio 1944. Ministero della Guerra. Direzione Generale leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condoglianze. Il tenente colonnello relatore. So pretty well respected family getting these telegrams. Some like lieutenant. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Chat, you fucking know I love news broadcasts in video games. Where's the news? Come on. Dude, we gotta find it. Just music for now. Turn the other knob down. No, just the one. That's loud. Some more of this place. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Podcasts. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. All right.
That was a weird one. Whatever. Question is, how do we see our objectives? Because... totally forget what it was. Dude, that was a secret code. You're so right. There it is. Dude, yeah, Winter Soldier. Jesus Christ. Chi ha chiuso la porta? Bing. Uh-oh. Erich, svegliati. Ti sembra il caso di dormire? Proprio qui. Come? Sì. Devo essermi... Can I kind of see through? There's no crouch, though. Di cosa parlano? There we go. Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta. Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco io. Sempre problemi. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Tu sei pazzo. Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. It's really sad. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich Kappa, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Foul play, dude. Yo, Pan's Labyrinth vibes, dude. La mamma non sembrava soffrire molto. Dead. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta. Ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. What? 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 Fuck? I don't know! Get it.
feel like it's always horror games that try to do new weird looking stuff. It was a weird scene. And I'm obsessed with that scene. Wow. Never a good sign. It's not what you want to see. Some Akira... What is it? Akira Yamaoka? Some Silent Hill energy with this music, chat. Big time. Censored part, chat. This is it. This is the censored part. You do this in the not set in the other versions, you actually do it. But in this version, it's just a cutscene. Yeah, this is fucked up. This is face off, dude. We're Tokyo Slim. Joker in the new 52, he steals his face back from GCPD. They're doing it in T for Teen comic books. No big drama. Era solo un sogno. Un orribile sogno. Quella donna. Il volto di mia sorella. Dude, that was dark. That was nuts. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora. I want to take his face. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano. Con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Damn right. Posso catturare l'anima di Marta. Yo, look at this painting on the wall, chat. Holy fuck. Dude. Dark, man. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Obsessed with these. So obsessed with these. That one, like,
I could make a case for having these two in your room as a child. You know, it's pretty dark, like, whatever. I read some scary stuff as a kid, but, like, this one? There is no justification for this to be in a kid's room, dude. This is just straight up murder right here. Like, what is this? God. That one is messed up. Dude, we got more over here. Ancora favole spaventose. Yo, is that for real? Italian Santa? No. Are you trolling? I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Make mom happy, dude. Yeah, we get to pick here. That's kind of cool. I'm feeling this one. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Adosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Il key. Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Cool room. Nice view. Yeah, our dad's a general. Living in a compound. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marte assieme a lui. La tata mi verrà presto. Manny hype! So Martha is dead, but we are pretending to be Martha, if you are confused. We are twin sisters. We are impersonating our twins, dead twin sisters. Very, very dark, dude. That's macabre. Wow. La tata con Nanny. Me. Nanny's the goat. Forse era Martha. Nessuno se lo ricorda. It was just a dream stealing the face. It was a metaphor for, like, stealing her identity. Per oggi sono già vestita. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Oh, inventory chat! Holy shit! Holy shit! We're getting survival horror, bro! We got keys, dude. We got inventory. Find objects, dude. Let's go. Analyze. Analyze everything. La chiave della mia cassettina. Nice. Crack it, dude. Crack it open immediately. Il mio diario. Your diary mechanic too? 12 luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con Lapo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno.
La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me, almeno per ora. 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore e vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Per la colazione. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Dude, map. Full on world map. Yo, the map. Whoa, dude. Yo, the map is inverted for some reason. That's weird. That's a weird choice. That's quite a choice, chat. Dude, what is up with this map? Look at these woods. The woods. Everything about this game's style is rad. Just put on one of my photos in the Sony frame. Okay. Come with me. Map, album, log. Got it. Va bene, non la sveglio, accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. That's how we're gonna pretend to be Martha, just not speak. All right. Let's see how that plays out, chat. That's a little thin, but we'll give it the benefit of the doubt for now. It's a little thin. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. The hell was that disturbing documentary, chat? That like person pretended to be someone's son? Dude, those stories are so scary. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. Yo, you can, if you look hard enough, you can see Ezio. Somewhere, like right down there. Right down there is Ezio. The imposter, yep. Thank you, Gabby. Yep. I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. The Road to Salina. Sounds cool. Yeah, we can run. What if I don't want to run? That means we're gonna be chased. They're gonna chase us down, chat. It's so nice, dude. It's like daytime. False sense of security in the daytime in horror games. No threat. È chiusa. Strano. Perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Da bambina, quando sono stata qui con la tata, questa era la mia camera. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì e come se... Non so come spiegare. Va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. It's interesting.
Il babbo ha ragione, comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Here we go, got our objective list. Multiple objectives. Per Giulia, per fotografare sempre di più il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Feroce assassino a San Casciano. Giulia Cappa, giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. We're on the hunt. Oh, we get multiple stories here. All this, all the paper chat. Feroce assassino assassino. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Jassy. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. Due caccia e sei mercantili affondati. Giulia Cappa. Angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. We don't know, dude. Murky. It's all primi murky miglioramenti for now. Nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno. Un chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Cool house. Mi piaceva guardare la tata che cucinava. E rimediavo sempre un sacco di cose buone. Oh, we got camera skins, dude. It's a video game. We're playing a video game, chat. It can be fun even though it's scary. Queste maschere le ricordo da sempre. I don't Ho sempre know cercato di fuggire are, il loro sguardo. I think they said it at the top. I missed it. L'inferno di Dante. Dante's Inferno, da dude. Swimming in sevens. Bring it back. Allegre. Bring it back. Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. It's always a scary Ma con un babbo sight. Generale tedesco da mangiare non manca mai. Just look at that, dude. It always freaks me out going down there. Love it. Just love it. That's my jam right there. Vecchie fotografie che il babbo aveva fatto a questa casa. Oggi Bonsi, nel giorno di Radio Broadcast. La battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. La Nostra Signora del Carmelo, compagnia del Fallschirm Regiment, contrattaccava ieri, costringendo i francesi alla ritirata e arrivando fino a Piazza del Mercato. La situazione è attualmente sotto controllo. Firenze. 15 luglio 1944. Generale Eric Cappa. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil Feldmaresciallo. Karl H. Fuck that shit!
What? You are that sketch. Hopefully we're rebels, dude. That is sketch. We better be rebels. Ora non ne ho bisogno. So off to Wolfenstein prequel. I like it. I like where your head's at. Let's go in the basement first. Jeez, I thought that was a person, dude. Lorenzini Merceria. 5 metri stoffa cotone grigio, 6 metri stoffa lino bianco, 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 69897. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Your weapon? Tool? Inventory? Potrebbero essere. Yes! Yes, dude. That's what we needed. La macchina da cucire della mamma. Blade. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. We have a blade, chat. Medicinali di mamma. Gli faranno bene. That's not what you want to see, dude. Oh, it could be wine. Oh, that's cute. That's cute. Yeah. That's good. Oh shit. Yo, wasn't that the title screen, dude? It was the red room. Just shit like this, dude. Like, I love that, dude, that like depth in there. I always love that in movies and games. So awesome. That light coming through. You know, low budget game. Flexing on their little budget. Anybody know what else they did other than Town of Light? Because again, Town of Light, cool little game. You can beat it in like one night. Super low budget. Quando ero piccola, queste botti sembravano enormi. Pensavo che avrei potuto vivere dentro una di esse. I think Wired produced it, so the same producers as Arcade Paradise. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. We gotta go take a photo first. That's what we gotta do. I love that too. Music in the other room. Little things, chat. It's always the little things. And I don't know why. I always notice the little things more in horror games. I don't know why. Maybe that's just me. Feel that sun, dude. Outside. Only thing missing is giraffes. Damn. Oh, animals down there. Just taking a little stroll. This is quite a big house. Oh, we got objective markers, dude. What up, 2022 gaming?
Aha, it's a tool. Triangle. What do the scissors do? Le forbici da sarta di mia madre. Alright. Triangle. This camera out. You're about to use the camera! Look at this, dude! It's a 1940 Rollercord with 120mm film! You're supposed to take photos throughout the game. Some photos will have hidden elements that will progress the game's story. Holding the camera and icon will appear to indicate points of photographic interest. This icon will appear and become clearer the closer you are. Press square to see your camera and any fitted attachments. Oh, we got our skins. Yeah, I like the classic here, the base, yeah. For the subject you want to photograph, press X to continue, or press triangle to X camera mode. How do I like... I hope that's a good shot. Here we go. You're about to take your first... It's so hyped! I love how hyped they are about us taking our first picture. To simplify the simulation. Camera sim. The picture preview displays the settings as you change them on your camera. In real life, the viewfinder's image is controlled by the secondary lens and only responds to focus. Prepare for your first picture! Prepare! If you stand still, you'll be able to fine-tune the camera rotation, pitch, and height. This is hardcore, dude. Open the advanced settings panel to make your picture unique. Yo, dude! What? What? Fucking aperture, dude. Exposure. Bro, I only took one semester of photography. Use the panel's controls to adjust focus, but holy shit. Switch to the extras tab. What do you want? Extras? Add-ons. Lenses, filters, films? What? That is out of control. Film 100 ISO, dude. When it's sunny outside. Okay. Yeah. Let's get fucking nuts for our first one, dude. Let's get crazy. Kind of like a low here. Dead on with the... Whoa there. A little splashy on the right analog stick here. Yo, what if we come at it from like... What if we come at it from like this angle? Is that weird? No, I kind of like the dead on. No, but it's just like trees back there, dude. There's no like texture, man. We need some texture. If we could have the bird go over there, dude. Come on, bird. We're just going to get nut. We're going to do a full-on close-up. We're doing an audible here. Right up on it. Same pad. It's getting crazy, dude. Little side angle, dude. That's giving me a headache. Kind of like it. I kind of like it. We're going to accept it, though. As soon as it turns around, though, it's got to look right at us. Gotcha. You've taken your first photo. Remember that only a few will be critical to the story's progress. Bene, ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Cool. Il babbo è da poco un generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte
E ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare. This is a prime example of a game that I would leave on in my living room as I go, like, get some water, stretch it out. You know, there's no reason to pause this game. You just let it sit. For the vibes, dude. For the vibes. Do you do that, chat, with any games? Do you do that, chat, with any games? I need to know if I'm weird and I'm the only one that does that. There are certain games that I don't pause. Okay, good. All right, chill. Chill. Certain games I don't pause, I just leave on. Let it run. Majula, Dark Souls 2. Yes. Great one. Pretty good shadow. Going down to the basement. Yeah, MMOs don't really count because they're just always on. Yo, this game's really good, chat. I really like it. Very positive first impression. Gotta see how it holds up for the duration. But this is a very strong start. I really like it. To develop a photo, you'll first have to use the enlarger. The enlarger is an optical instrument that allows you to process photographic paper. For shooting a photo, the film must be developed in several steps. This is hardcore. This aspect has been omitted for the sake of simplicity. And I love that it tells you how it is in real life. This aspect has been omitted for the sake of simplicity, but in reality, the steps are as follows. The film is firstly rolled on a reel and put inside a small tank. A tank is then immersed in the developer, washed, and then immersed in a stop bath. It is then washed again, dried, and finally cut. You'll find your rolls of film already developed and ready for printing. Choose the image you want to print to paper. The preview on the left side will help you choose. Of course, you will see your images in negative. These photos are going to get freaky, huh? What did I do? Choose the photo you want to develop. This one. The enlarger allows you to customize your photos. It's part of the paper that picture we're reading. Just the focus. This controls to move the paper on the bench. Alright. When the three circles are aligned, the picture is focused. If you still see the image out of focus when aligned, you probably shot it that way. Play with the adjustment until you're happy. When you're ready, press square. It's gotta be good, dude. Look at that shot. Splashy. Splashy. Come on now. You can do it, game. Do it. Okay. Move the paper. Kind of like right there, dude. Let's go. Card out of position. What do you mean by that? Card out of position. Hmm.
wrong button. It's really hard with these fucking triggers. Oh my god, okay. Non posso sviluppare questa foto così. Should the borders line up? Oh, I get it. And then... Okay, and then there we go. Got it. There it is. The filter is removed. Chill. It. This is crazy. To achieve ideal exposure, the bigger the developer and the timer is in the green zone. Uh-oh. What do I press? What do I press? Okay, I press square. QTE, dude. QTE for Wudu. This is for you, you Suzuki. Boom. In real life, immersion in developer is followed by a wash, stop, and then a second wash. These additional baths have been skipped for the sake of simplicity. They love it. Here's your printed photo. I love all the exclamation points. Non male questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. I like it. I like the photo. I'm into it. I'm super into it. I want to frame it. All right. Every time I open a door in a horror game, I expect someone to be standing there. Every single time, my guard is up. Sometimes my guard drops, though, dude, and they get me. But I try. You gotta be vigilant. Tripod. Surely be one in the basement. Tripod around here, dude. Yeah, love the look of this game. Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. Yeah, not in here. Should be on our left then. Right in front of our face. La macchina è pronta per un autoscatto. All right. Self-portrait, dude, let's go. Oh my god, there's gonna be a ghost behind us. Get ready. Demon behind us. Demon behind us. Get ready. A demon behind us! Dude, when we develop this... This is it. I know your tricks, game. I know your tricks. I know when we develop this photo, there's gonna be something in it. Something not right. We are prepared mentally.
That's good. Oh, I had it. Yo, this reminds me of the room in Persona, the, like, magical realm. What is it called? When you see the dude with the girls. The dude and the girls. This is Velvet Room vibes, chat. The long nose dude. Yo, what the hell's his name? He was cool. Igor or something? Yeah, Igor. Yeah. Hell yeah. Persona 5, quick 10. Alright, sì. I was wrong. Questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguere. See, now I'm lowering my guard. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo. Quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente, ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa. Ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. All right. Ma certo. La porta è chiusa a chiave. E se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando. Love me some natural light. È buio. E non posso accendere le luci. È pericoloso. Servirà un flash. Posso cercarlo tra le cose del babbo, sotto la sua camera da letto. Yo, it's got fucking intense all of a sudden, chat. Down immediately into the basement. RP walk for days. Dude, I can see shit, man. There's fucking lights on. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. How do I use it? Oh God. How do I use the lighter, damn it? Chat, what the fuck? Just read our journal in the pitch darkness. 18 luglio. Tutto è cambiato. Mi sento una persona diversa. Con Marta se n'è andata la parte migliore di me.
la gioia, la voglia di vivere, di scherzare. Mi trovo sola con me stessa, confusa, senza alcun desiderio, senza alcuna aspettativa. Ero al lago, alle macchine fotografiche, e c'era un corpo che galleggiava. Non ricordo cosa stessi facendo prima, l'ennesimo vuoto di memoria. Quel corpo privo di vita era di Marta, mia sorella. Mamma è corsa da me e mi ha abbracciata, pensando che fossi Marta e che io, Giulia, fossi morta. Ho assecondato la mamma e ora è tardi. Se venissero a sapere che ho preso in giro tutti, non voglio neppure pensarci. Mi sento terribilmente in colpa. Faccio finta di essere Marta e di essere sorda. Ho scattato la foto per la cornice di Marta. Lo so, è tardi ormai. Ho sentito un incredibile dolore quando ho messo la foto nella cornice. Le ho detto addio per sempre in quel momento. Ho realizzato che non c'è più e che non si può tornare indietro. Ma una cosa devo farla per lei. Devo scoprire cosa le è successo. Non possono averla uccisa i partigiani. È semplicemente ridicolo. Lapo è un mio amico. Fa parte di loro. Ci amava così tanto. Li conosciamo tutti. È semplicemente impossibile. Wanted me to use the journal, I guess. What? Una lente e un rullino a infrarossi possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto a infrarossi. Con questo filtro posso scattare da molto vicino. Filtro arancione. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine. Damn, contrastando dude, the mechanics. Cameras. Filtro blu. Ottimo per le foto di interni. All right. So dark. Chat, I just love it so much, man. I just love haunted houses, you know, in game. I love exploring them in games so much. I love watching them in movies so much. Just like, this is my vibe, dude. Walking through a pitch black house with a lighter? This is my favorite vibe! Non ho il coraggio di usare il telefono, non adesso. Yo, are we really gonna take a picture of her? Chat, we're actually taking pictures of a corpse in this game mechanically. It's not me, just me being a weirdo. I'm kind of obsessed with this game. I'm not gonna lie. Let's go upstairs first. We'll be back. I did not. Who was it? Who has been added to the Knight of Forts? Dude, oh my god, the attic, dude. I don't want to. There's a lot of places here. Non ho il coraggio di usare il telefono, non adesso. Okay, these are all locked, so it is in here.
Dude, this game is so quiet. It's a bold choice. Ecco il flash. Ora posso fotografare Marta, anche al buio. No, dude, flash bulbs in the darkness is like top five scariest things of all time. Roba del babbo. Mappe di guerra. Ho sentito dire che tutto si giocherà su questa nuova linea difensiva. Your dad's a scumbag. Alright, we got keys. Yeah, we streamed Visage a little while ago. I'll give it a go on my own at some point. Hard game to stream in a setting, group setting. Chat, I just got a shiver down my fucking spine, dude. Non dovrei rischiare. Ma mi piace vederli dormire. È l'unico momento in cui sono vicini e non litigano. They're away. Dude, okay. I thought they were gone. I thought they were gone from the house. That really freaked me out, dude. I thought they weren't home. It's a giant house. See here. Observe the camera, maybe. On that flash bulb. Can't see shit. How do I? There we go. Dude, that's cool. That's cool. Okay, I like how they do that. Infrared. I don't think that's necessary. No. How do we... What the fuck? No, get rid of that. Okay. Alright. Should work. Too dark, though, dude. Too dark. So we need a little bit of light. Put it, like, right up. Was it on, though? Yeah, it's on. Shit. Hmm. No, 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 no. Hmm. Too dark. Too dark. What if I shoot it? Will it then light it up? No. Nope. Alright, we need to make it brighter. Need to make it brighter. But how? But how?
the front door yet. I guess we'll do that for now. Like, Can I light something? Something to light or turn on. Yeah, no candles. Oh, this one? No. Maybe we leave and come back, I'm guessing? I'm gonna check one more time with the, with the camera. One more time to make sure I didn't miss anything. Because, yeah, if we do that, that's the only light we can get. Because I don't think exposure and shit. Kind of like that. Properly exposed. Yeah, there we go. Okay. This game is fucking cool. We're actually taking pictures of corpses, chat, mechanically. Too dark still. Too dark. Properly exposed. Okay. Right there. Let's just do it. Like the long wish you could zoom in, but you can't really like zoom in. It's kind of a shitty photo, man. I don't know what to do. Just go with like a framed one, I guess. Sure. Terrible photo, don't judge me. Fatto. Sarebbe bello poterti avere sempre accanto con una semplice fotografia. Halloween, Sarah, coming in at the finish line with a horror game. Can't see shit, dude. Fuck. Velvet Room, dude. Every time now, I'm gonna think of it. Una fotografia è insieme presente e passato, come un corpo morto. Non so bene cosa spero di trovare. Forse è stupido pensare di poter catturare l'anima di chi è morto. Il suo volto non può più dirmi se quello che è accaduto è stata colpa mia. Dovevo immaginarlo. E ora non mi resta che correre a prendere i rullini al lago. Damn, I cut her head off a little bit on that photo. A terrible photo. Don't judge me. No judgment. We
did an easy update on Signalis a while back. A month ago, maybe. Check out that video. Maybe a stream at some point, chat, but I got other deadlines. So yeah, I wish. Only reason I didn't start it tonight was because I knew if I started, I'd want to see it through immediately till the end. But I got obligations. We go to some foggy woods. This game is fucking cool, and I like it a lot. Alright, chat, this will probably be the crunch. As we enter our way into the dark woods, let's go. Let's go. Don't want my camera. Need the lighter. Oh, you're not gonna let us use the lighter right now? Sometimes it won't let us equip it. It's super weird. And we really need it, because we can't see shit. This is a lantern? Even better. Yes. Let's go, chat. Let's fucking go. Yeah, I think I was done two Signalis easy updates or one. If that one doesn't have me in it, Sarah, then we definitely did two. I still want to play that game called Anno. So many games I want to play, chat. Checking it out, dude. Checking the surroundings. Anno mutatium. I don't know how to say that fucking word. I don't know. Mutatium. Oh, you can just go up all in here. Okay. I thought we were going to get some invisible walls, chat. We are in the woods. We are prowling around in the woods with a lantern. I am officially spooked out here. I thought that was something. Dude, holy shit. We are just in the woods. Mutationum. Got it. Thank you. Yeah, I want to play that one. Chat, why do I think someone is just going to like pop out of here, dude? What? That was a glitch, right? Not like some wacky wizard magic. That was a glitch. Are we like stuck in here now? Hope not.
Damn, how does Kyle have the time to play all these video games? It blows my mind. Every time I bring one up, you're like, yeah, Kyle did. Kyle played it. It's like, all right. Yo, I think we got a game. I think we got a glitch chat. All of a sudden, it teleported us in here, dude. We can't get out of here. Right? Check the tape. That was a glitch for sure, correct? 100%? 1,000 million trillion percent? There's nowhere else to go. We are trapped in here. Right? 100. 100. Fully trapped. Right? Yeah, there's nowhere. There's nowhere else. 100%. We just combed this whole area. Oh, there we go. Thank God. Thank God. We're out. We are safe. They almost got us. Yo, these are some really good woods. I just want to say that. As far as spooky woods go, these are very good. So if we just follow this road all the way down, we're good. We're just gonna follow this path. That's always the stuff that gets me, dude. That's always it. That always gets me. Oh, photo op. This fucking Nazi helmet. The fuck? Fucking Nazi scum. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa, ma come avranno fatto a perdere un elmetto, Dio solo lo sa. You have to have such restraint and confident direction to set the player loose on an objective with absolutely no music. Like, it's such a commitment. Oh no, maledetta lampada. God. Per fortuna ho l'accendino con me. Oh my God! Fuck! Dude! Oh my God! Okay. Alright. You got me. You got me. So good. Oh my God. That one really sent shivers down my whole body. Oh my God. Woo. That was good. That was good. That was good. Oh my goodness. Let's go to this one down here. We're gonna go right first. Got me so good.
when you get those chills, those scary chills, you feel it in your whole body. That's what I got. Just that, like, bah! Whew. Le macchine fotografiche sono qui, da qualche parte. Ancora due macchine fotografiche. Head on back. Right. Up and to the right. Remember, keep your guard up when you are backtracking. That's what I say. Un brandello di tessuto qui nel bosco. Strano. Potrei fotografarlo. Ne manca una soltanto. She didn't correct her parents because she is the child that the mom does not like. So she wanted to be more like her sister. Because she was jealous. Or so we think. Unreliable narrator. Ecco fatto. Le ho prese tutte. I rullini in queste macchine fotografiche mi aiuteranno a capire cosa è successo. È ora di corsa a casa per svilupparli. Backtracking, dude. Guard up, chat. Guard up. Yo, just look at this shot. This is my soul, dude. When you peer into my soul, chat, this is what you see. This is what you see. Oh, there is a pick. You're right. You're absolutely right. Good call. Is it too late? Was there a pick, or was it to pick something up? It might have just been to pick something up. Or I missed it, and I apologize. Yo, endgame right here. The cloth. Yeah, I think I missed it. It's too late. Let's try one more time. Get up close on it. Oh, not too late. Thanks, chat. Good on ya. Come sarà finito qui? Mi sembra familiare. Yeah, that red cloth from Nanny, right? Dude, Nanny knows. Nanny speaks with the witches. Or I should say ghost. There's a ghost in the lake. What was that? Julia. Dude, get the fuck out!
This is another one of those censored scenes, chat, that is still absolutely freaking disturbing. My goodness. Jeez. Di nuovo un incubo. Ancora una volta lei nei miei sogni. Che voglia parlarmi. Ma cosa sto dicendo? Favole che diventano realtà. Eppure sento... No, no. Questi sono i pensieri di una pazza. E io non sono pazza. Oh mio Dio, cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile. Cosa mi sta succedendo? Raggiungerò Marta così presto. Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo. Le verità contenute in quei rullini mi attendono. Three days after the death. All right, chat. I might stop. Just need like a moment. Just need a moment, dude. Holy crap. It's an intense game. It. You know why I really like it? Other than just the aesthetic and the vibes, is this story is being told with confidence. That's what I feel. They're radiating confidence to me. Like, this is a story with a purpose. I'm waiting for the payoff, of course. It all comes down to the payoff, you know? See how this game ends over the course of many hours of playing it? Seeing how it all ties together. Yeah, we're just at the end of World War II, Sarah. Or like, the end of the war is close. 1944. Crazy. All right, chat. We'll play for like 10 more. 10, little bit more. I'll be right back. This is a game you don't pause. You don't pause it. Just tripped. I'm okay. Everything is fine. Tripped on an Ethernet cord.
Did I get you? Hope I got you. Fresh duds. So, let's rock this one. I'm feeling this one. Cosa penso di fare? Sporcherei i vestiti di sangue. So don't. Where cosa penso di fare? Good call. Sporcherei i vestiti di sangue. Good call. Yo, it's upside down right now. What? That's the shot. That's the shot of the game. That's the main art. That's the key art, chat. Yo, that little detour in the woods, that was intense. Cosa penso di fare? Sporcherei i vestiti di sangue. Get it. Got our pack. I really like the black phone. I haven't really seen much this year though, chat. It's been a really bad year for me. So I watched a lot less stuff. My horror intake was severely lacking. Plenty of horror TV shows I've watched, though. Just where it's at. Can't what? I think we're frozen. Yeah. It's a hard freeze, chat. I think it's telling us it wants me to stop for tonight. Pressing every button. All the buttons. Oh! We did it! R1 works. That's it. Is your autosave? Quick reload. All right. The titular shot. Fuck. All right. Let's try it one more time. Will it let us pick it up? I want the lore. Generale Eric K. Nuove regole sul tipo di fuoco e comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185. Una pellicola a 25 ISO. Quando c'è il sole a picco è perfetta. This is the jam right here. I like the song. Such a good environment. Questi sono i gioielli della mamma. Le indossa tutti i giorni, anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Sempre più armi in giro. Sono tutti spaventati dopo quanto accaduto. Ancora Perbitin. A me sembra che non faccia altro che agitarla.
La Romola, 15 luglio 1944. Egregia signora Irene, le scrivo per comunicarle che qui alla villa tutto va bene. La ringrazio per la sua premura e preoccupazione. Mi dispiaccio per l'umiltà dell'alloggio che vi trovate costretti ad abitare. Ho chiuso la stanza dove fu ospite la piccola come da lei richiesto. Le lascio la chiave. È quella con il portachiavi rosa. Cercate di stare al sicuro. Distinti saluti. Tata. Perché mai la mamma ha fatto chiudere quella porta? Era la mia stanza. Qualcosa da nascondere? Cara mamma, è difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre più confuso. Cerco una spiegazione, ma trovo nuove domande. Yeah, dude, like, what is even going on? What is even happening? Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con le carte. Yo, tarot cards? Lei prevedeva il mio futuro. E io facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente, queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? Oh, inventory, dude. We took them. Sweet. Vescovo Toccarelli protesta contro i francesi per i tanti stupri compiuti dalle truppe degli invasori anglo-americani. Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. A partire da questo momento è proibito a chiunque lasciare le case e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre, anche quelle delle cantine, come pure le entrate delle case e gli androni, debbono rimanere chiusi notte e giorno. Si raccomanda alla popolazione di trattenersi nelle cantine o, dove queste non esistano, di recarsi nelle chiese oppure in altri grandi edifici. Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada oppure che si mostreranno alle finestre. Ripetiamo per chiarezza. Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. A partire da questo momento è proibito a chiunque lasciare le case e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre, anche quelle delle cantine, come pure le entrate delle case e gli androni, debbono rimanere chiusi notte e giorno. Si raccomanda alla popolazione di trattenersi nelle cantine o, dove queste non esistano, di recarsi nelle chiese oppure in altri grandi edifici. Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada oppure che si mostreranno alle finestre. Anybody ever watch The Defeated? It goes into that, what that broadcast was all about, troops coming in and doing horrible, despicable shit. Yo, where's Lady D? Resident Evil these days, chat, it's like Resident Evil, dude, don't even pretend you're così scary va meglio, ma non or disturbing, tutto, you know, you're so cozy, Resident Evil. Meglio che nessuno lo sappia. Resident Evil is the coziest. Like this, I'm uncomfortable. Oh. Yo, those mannequins are a creep show. I loved them. This is amazing.
I am obsessed. I am obsessed. The stars, dude. Shoot for the stars. La soluzione delle cose è ancora lontana. Devo avere pazienza e saggezza. Ma la fortuna non è dalla mia parte, purtroppo. Only one per day. I love it. That was fun. Yeah, the Italian was default. I would have kept English, but, you know, we were booting it up, went to the options. Non è il caso di uscire di casa in biancheria intima. And that's how it was. Find the keys. Dress. So it's time to dress. Yeah, it's time to dress. Gotta find the paper. Develop some film. Find a paper. Find some keys. Il comandante superiore delle forze armate germaniche comunica. Primo, chi si trovi in possesso di armi o esplosivi non denunziati al comando tedesco sarà fucilato. Secondo, chi ospita banditi oppure li protegge e fornisce loro vestiario o armi sarà fucilato. Terzo, se qualcuno è a conoscenza di un raggruppamento di ribelli o anche di un singolo ribelle senza averli segnalati, sarà fucilato. Lavoratori italiani in Germania. Le norme in vigore per i lavoratori che si impiegheranno volontariamente in Germania permettono di impegnarsi per il periodo massimo di un anno e poi rientrare in Italia. Sul fronte est divampa la lotta. L'attacco sferrato dai sovietici dopo ore di cannoneggiamento. Alterna vicenda dei combattimenti. Combattimenti in Normandia. Vittorioso contrattacco germanico sulla strada da Perrier a Carentan. Conebert riconquistato a nord di Saint-Leu. Dure perdite americane sotto l'azione delle bombe volanti. Che diavolo! Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Film.
forget what photos we... Oh, we got the photos from the lake! Oh, this is gonna be a development. No pun intended. I didn't even know there could go back here. Infrared. We totally have that. Out of focus. Too dark. Alright, so we do that. Infrared. Didn't we get it? I could have sworn. Didn't we? Maybe not. Shit. Brighten it up. Out of focus. Sorry, we gotta focus. Come on, focus. There it was. We got it. All right. I don't know what we just did, chat. We're gonna develop that, see what happens. Gold trophy, though. That's no joke. Damn, these environments keep surprising me. Look at this out here. Questo è il centro della nostra azienda agricola, ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il babbo. What's with birds flying? In games and real life. Lenses. Con questo filtro tutto diventa più grande. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Filtro rosso e foto super contrastate. Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh no, la mia voce sarà terribile. Ma dai, non volevi studiare anche canto? No, ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non avevo mai sentito la registrazione. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione, altro che canto. It's a great way to empty your cameras. È arrivato il momento di stampare quei rullini. Non posso aspettare oltre, anche se vorrei poter fermare il tempo. Queste immagini potrebbero cambiare tutto. Non potrei tollerare di aver fatto del male a Marta. Preferirei morire. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. È come perdersi dentro se stessi. Sir Lawrence? What up everybody? Sounds like a clarinet, but it's not. It's probably like an oboe, right? This instrument? What are we working with here, chat? Greetings if you're just joining us. Little Martha is dead on this Halloween night. Oh no. Oh no.
shit. This could be a lot. To the incredible list of good music this year. This game does feel special. We gotta see how it all wraps up. Sto portando Marta. But we are on a great path. Sto cercando di salvarla. I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso, anzi. Devo scoprire chi ti ha fatto del male. Meet with the white lady? What are you thinking? Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. We gotta find the keys. It's giving me Red Dragon vibes down here, chat. Francis Dollarhide. This one's creeping me out. That's the creep show one. This photo. I'm gonna go talk to the lady in the lake if that is our next objective, chat. Seems like it is. Qui stavo correndo verso il pontile. Oh. Proprio come ricordavo. I get it. It's the aftermath, okay? But there's gotta be a bait and switch, right? Like, we actually are Martha? No, but your internal voice would be you, right? I don't know, we're gonna find out. Might as well do this one. Give us all the info. Mi sono spogliata e sto per tuffarmi. Sì, corrisponde ai miei ricordi. Whatever you say. Like, dude, Evil Within 2, you wish you creeped me out.
Evil thing too, dude. You're a warm blanket. You're a warm blanket on a cold night. Such a fine line between actually scary and disturbing or just cozy as hell. Like, Guillermo, you can't scare me, Guillermo del Toro. Too cozy. No shit, no, that's a compliment because it's so cozy. It's the coziest. Two different types of horror, you know? Cozy horror, but also unsettling horror. Cos'è Whoa. Questo? Uno scherzo? He who flees from the light hides behind. Forse qualcuno ha scritto sulla pellicola col fissativo. E cosa vuol dire poi? La luce. La luce divina? La chiesa, forse? Whoa. Yeah, cozy horror, exactly. Le vasche per stampare sono tre. Sviluppo, primo risciacquo e fissaggio. Il secondo lavaggio è direttamente nel lavandino. Might as well keep this up. Yo, Cabinet of Curiosities is like borderline. It's on the line. It's on the line of cozy, and I am disturbed. She enjoy it. My fave. Alright, see the fuck out. Lake. Find the keys. Time to go back to the lake. No, that wasn't open last time. Damn, it was like all the way up to a vineyard or something. What the hell is all the way down there? Should we try? Let's see what happens. You know, it might be one of those go to the lake first. That's happened to us a few times, chat. We've been doing things out of order because we've been too thorough. Henry David Thoreau. So we're going in. And it's time to crunch this. Just need this axe. It's really all we need. It's the only tool we need. Oh.
too bright. Cool. Oh, there. Whoa. It's a little close. Oh, gee. Oh. Just do it. Just snap it. It counts. Count it. Deve essere stato quello scemo di Lapo. C'è poco da stupirsi se tutti pensano che tra di noi ci sia qualcosa di più dell'amicizia. That is a very good idea for a horror game, that body cam one that's been going around the internet, huh? I won't be out for a long time, I'm guessing. But maybe not. Those woods are a little less creepy in the daytime, but still... still something. Sounds like a corpse is nearby. Los, schnapp wir uns die expect this. Hey, this really is Pan's Labyrinth. Fuck you, Nazi scum. Hey, vorwärts! Hier, sie sind da lang. Verdammt! Los, laufen! Che cosa succede qui? Che ci fanno i soldati? È pericoloso, lo so, ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. Verdammt! Gunfight in the wood? Is this... what? This is a terrible idea. Through these woods, damn it. Where the fuck am I going? Oh god. Come on now. Come on now, game. Let me through! How about here? Nope. Let's go around. When in doubt, adjust. No, dude, Lop, what? Just like that? Come on. This has got to be a hallucination. Unreliable narrator. There's no way. It's too coincidental. Il tuo fazzoletto era la tua fede. Che mi resti almeno questo. There's no way. I'm not buying it for a second. You're not fooling me, game. You're not fooling me right now. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a... No,
Dude, what? Hai sparato a una ragazza imbecille. Oh merda. E adesso che facciamo? Guarda cosa ha al collo. È una di loro. Andava fatto. È la figlia di Erich Kappa, idiota. La fidanzata di questo disgraziato. Siamo nella merda. Andiamo via, subito. Ma è ancora viva. Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi. This is an unexpected turn. Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura, anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno, di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. The noise when you get it wrong, though. Destiny. Every time, dude. They get me every time. Ti restituisco il tuo aspetto. Marta, 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 ti restituisco il tuo aspetto. You now. I just like it. I like that sound, chat. I like it. A lot. No, we actually cut her face off earlier. It's very distressing. It's gotta be eyes. We got one. We got one. We got one. We got one. That felt like a hard crash. Yep. Knew it. Knew it. And on that note, chat,
that will do it for this evening. Happy Halloween. So much, dude. Happy Halloween. Yep. This game's not too long. It's like 6 hours, though, so there's no way we could finish it tonight, even if I kept going, and I definitely cannot keep going. But, depending on how my day goes tomorrow, you know, a lot of shit going down, dude. It's going down. But we'll pick this up at another point, chat. We'll finish it off. It'll be a two and done. Probably close to halfway, I feel like. All right, chat. Love and respect so much. Hope you had a great Halloween. Thanks for keeping me company tonight. It was jolly vibes all around. And, yo, Martha's Dead. Pretty cool game. Pretty cool horror game. And see you later, chat. Love and respect. Have a good night.